Eccoci, eccoci qua in live, cari amici di Psylife come state? Che si dice? Allora ditemi intanto se è tutto ok Prova prova check audio video, datemi un like per dire che è tutto quanto a posto Ciao Velia, ciao a tutti, buonasera, buonasera, buonasera ok siamo agli sgoccioli di questa quarantena anche se avremo ancora un po da fare molto probabilmente in questa situazione per riprendere gradualmente la normalità eh, io dal prossima prossima settimana riprendo con le psicoterapie anche a studio quindi, insomma, sarà un rientro lento e quindi, oltre alla psicologia online, riprendiamo anche con il contatto personale. Allora, tutto bene? Si vede? Si sente? Perché probabilmente c'è un po' di differita, nel senso che notavo l'altra volta che voi scrivete qui ma eh, io i vostri commenti li vedo dopo quindi proviamo se metto uno smile qua che succede ah, eccolo sì 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 quindi ci siamo benissimo ok very good partiamo buonasera Daniele stasera parliamo di separazioni separazioni un tema apparentemente sicuramente anche doloroso ma cercheremo di parlarne in maniera non dico leggera ma funzionale a riuscire a trovare il bandolo della matassa perché visto che stiamo parlando di amore da un, ormai un po' di tempo dobbiamo tener conto l'altra volta parlavamo di innamoramento che l'amore diciamo come tutte le cose molto spesso nella maggior parte dei casi Termina anche a volte prima no? della nostra vita. E quindi chi di voi ha sofferto per amore e per qualche relazione dolorosa, finita male? Probabilmente è capitato anche a voi. E quando questo accade, non sempre è facile riprendersi e capiremo adesso perché e i vari motivi. E per farlo in maniera più agevole e come sempre, voi sapete che a me piace la psicologia pratica e ormai facendo lo psicologo da quasi 20 anni ne ho sentite tante, di cotte e di crude. E in queste live ripesco alcuni pezzi di storie di pazienti e oggi parliamo di. Di una paziente il cui nome inventato oggi è Gianna, chiaramente è il nome inventato per tutelare la sua privacy. Sapete quanto ci tengo alla privacy delle persone, Gianna, come tante donne, come tanti uomini aveva sofferto per amore e si era trovata in una situazione in cui la separazione era veramente troppo dolorosa. Dopo essere stata insieme per cinque anni con il suo compagno, pensava di aver trovato l'amore della sua vita, e invece, pof, la bolla di sapone è esplosa e Gianna si è ritrovata con un pugno di mosche, come si suol dire. Separazione dolorosa che ha iniziato a vivere con grande fatica e anche Gianna come spesso accade, si è trovata a vivere cinque fasi, cinque fasi a seguito della separazione. Perché cinque fasi? Perché dobbiamo tener conto che una separazione a livello psicologico, cari amici, è molto simile ad un lutto, è come se morisse una persona. Secondo alcuni autori è anche un po' peggio che se morisse una persona, non so voi come la pensate, perché quando muore una persona in effetti è morta, cioè quello è un dato oggettivo, mentre quando finisce una storia d'amore la persona non è morta solitamente, quindi rimane sempre il dubbio se fossero andate le cose in un altro modo e chissà se poi un domani magari si riuscirà a riprendere. La vita insieme e così via, cioè forse è ancora più difficile elaborare la separazione da una persona viva rispetto ad una persona che è defunta. Ditemi come la vedete voi e cosa ne pensate. E se nella vostra vita vi è capitato di soffrire di più per una separazione piuttosto che per un lutto, o viceversa. Comunque, comunque sia, secondo questa teoria di questa psichiatra che si chiama Kabler. Ross, Kabler Ross, una psichiatra svizzera, sono cinque le fasi di elaborazione del lutto e della separazione. E andiamole a vedere insieme, vi va? Ok, allora, la prima fase è una fase di negazione e di rifiuto. Questo accade sia se muore una persona, sia, come nel caso di Gianna, quando il suo compagno le aveva detto «Senti, tra di noi è finita» chiudiamo qui la nostra relazione. Eh? Negazione e di rifiuto, ma no, non può essere vero, ma che stai dicendo? Ok? Cioè noi reagiamo in questo modo, cioè negando e rifiutandoci di vedere la realtà. Ciao Daniela, ciao Violetta, ciao Max, grandi. Ok, Velia, benissimo, Denise. Daniele, Sara Bellissimo, bene, bene, bene. Prima fase quindi negazione e rifiuto. Questa fase di negazione e rifiuto è una fase normale, fisiologica, ed è la fase dello shock, in cui è come se ci arrivasse una secchiata d'acqua in faccia. Oppure pensate alle situazioni in cui lui, lei, scopre che l'altro l'ha tradito. Negazione, rifiuto, non è possibile. Non ci credo, non ci posso credere, cioè c'è tutta una prima fase di incredulità. Vi ritrovate in quello che sto dicendo? È capitato anche a voi? Io mi ricordo che la prima grossa separazione che ho avuto in termini sentimentali facevo l'università. Ero molto innamorato di questa ragazza e praticamente lei mi disse: Senti, dobbiamo chiudere la relazione. Ma io dissi: Ma come? Cioè? Ma non è possibile. E questa fase di incredulità, nel mio caso, andò avanti per un bel po' perché io non mi rassegnavo al fatto che lei voleva chiudere la relazione. Quindi, cioè, per me non era concepibile. La seconda fase è una fase della rabbia. Ti incazzi e cioè dici no <ride> ok quindi c'è questa fase di rabbia in cui vorresti spaccare tutto in cui la persona gli monta proprio quell'energia di rabbia e in qualche modo dopo l'incredulità segue una forte aggressività una rabbia cioè siamo arrabbiati con quella persona cominciamo a vedere tutti i suoi difetti tutte le cose che ha sbagliato del resto ci sta facendo soffrire, ci ha fatto soffrire e c'è una fase di rabbia. Ed è interessante notare che queste fasi non sono solamente le fasi che vive chi viene abbandonato, vero, chi viene lasciato, ma viene, sono le fasi che vive anche chi lascia. Anche una fase di rabbia ce la può avere anche chi lascia. Ok, la fase della rabbia, mi sono contenuta, <ride> dice Velia, hai fatto bene. A contenerti perché una, la fase di rabbia può essere molto deleteria. Violetta dice: Io mi trovo adesso in una separazione dopo 37 anni di matrimonio. <ride> Hai tutta la mia comprensione. È dura, è dura, è dura, è dura, cara Violetta. Max Concordo. O oh, Veglia dice certo dopo 25 anni, però io che pensavo di non superarla per anni poi mi sono rinsavita. È vero, perché poi adesso vedremo come si supera. Ok, molto bene. La terza fase è quella della negoziazione, cioè dopo una prima fase di negazione e rifiuto, una seconda fase di rabbia, c'è una terza fase di negoziazione. Che vuol dire? Cioè negoziare si va a cercare di trovare un equilibrio e si dice vabbè ok mi ha fatto soffrire sono stata male ma forse c'è anche del positivo iniziamo a intravedere lontanamente tutto sommato ci siamo voluti bene abbiamo fatto delle esperienze inizia questo tipo di mm, pensiero una negoziazione ok forse poteva andare peggio, inizia a inserire questi elementi qui, e cioè di integrazione e di negoziazione tra quello che è accaduto e quello che avresti invece voluto. Quarta fase è una fase di depressione una fase di depressione è fisiologica depressione in senso di tristezza poi non necessariamente una persona è depressa in termini clinici cioè che presenta proprio la sintomatologia depressiva però, però depressione significa che puoi avere un momento in cui non hai voglia di uscire di casa ti rinchiudi c'hai la cosiddetta anedonia che vuol dire vuol dire che qualsiasi cosa fai non ti dà piacere non so se vi è mai capitato ti trascini ti trascini e non hai voglia di fare le cose non hai quello che prima ti piaceva ti piaceva uscire con gli amici te ne frega niente ti piaceva vederti un bel film ti piaceva leggere ti piaceva cucire ti piaceva cucinare c'è questa fase in cui sostanzialmente ti senti un po' come una candela che si è consumata, un po' spenta. Probabilmente vi è capitato anche a voi. Ed è una fase, diciamo, in cui uno si lecca un po' le ferite. Allora, mm, Violetta dice pure io ho avuto la rabbia. Ecco, è una fase comune quella della rabbia. Ok, ciao Marilena, poi, eh, vediamo, 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 mm, ci sono voluti tre anni per elaborare questo lutto, Max, eh, infatti, a volte ci vogliono gli anni per elaborare questi lutti, Marilena, anch'io mi sono separata dopo 37 anni, caspita, qui c'è il club dei 37, eh, Certo, ragazzi, 37 anni sono tanti, eh? Anche perché se non altro è proprio una questione, proprio anche di abitudine, capito? Cioè, è come se tu ti sei hai vissuto in una casa per 37 anni, è una semplice casa che è un oggetto, cioè non è niente. Figuriamoci la relazione con una persona. Il momento in cui finisce veramente non è semplice, è una ristrutturazione emotiva, cognitiva, sociale fisica, di abitudini, totalmente sfidante, ti dà veramente tanta, tanto filo da torcere, può darti, e come vedremo ha anche degli aspetti positivi. Ok, a parte la depressione oppure gli attacchi di panico, eh, sì, infatti si possono presentare anche sintomatologie collegate, collegate a queste difficoltà. Ok, Marilena dice sono quattro anni ma non ho recuperato nulla, sto sempre male, mi illudo che possiamo tornare insieme. Ecco, quando questa elaborazione non avviene completamente noi possiamo teoricamente stare male per sempre, all'infinito. Spero che non sia così per voi e proprio per questo siamo anche qui in PsyLife per riuscire a riprenderci in mano la nostra vita. Oh, perché la nostra vita è una. Non è che qualcuno ce la restituisce, quindi occhio a, a, a sprecare tempo. Ok, la fase finale tra virgolette, cioè quella che poi prelude alla rinascita, è l'accettazione. Cioè, io vado ad accettare che le cose sono così. Accettare senza l'accetta. Quella è la fase della rabbia, in cui vorresti prendere l'accetta e spaccargliela in testa. Quella è la fase della rabbia. Mentre l'accettazione di cui parlo qui è un'accettazione di comprensione. Cioè, comprendi che non eravate fatti per stare l'uno con l'altro, comprendi che è andato meglio così, sei passato attraverso tutte le fasi precedenti della negazione, della rabbia, della negoziazione, della depressione e finalmente accetti e immaginate questa curva discendente che aveva fatto Gianna, si era fatta tutte le fasi fino a toccare il fondo del barile della depressione e poi accettazione tra inizia a risalire e quando inizia a risalire ci sono le altre fasi, cioè inizia a vedere nuovi punti di vista. Cominci a dire: Ma sai che c'è? Probabilmente adesso mi rendo conto che è così, così, così. Per esempio, Gianna si era resa conto che lui sostanzialmente non era una persona affidabile, perché magari ha scoperto che faceva la corte anche alla fidanzata del suo migliore amico, per esempio. Ok. Quindi vedi le cose da un altro punto di vista e accetti che quella relazione non poteva funzionare. Quindi nuovi punti di vista, poi quindi accettazione, poi passi nel disinvestimento: che significa disinvestimento? Che tiri il reo in barca, anziché continuare a fregare il cervello, a stare sempre lì a pensare a quello, a quella, a vedere che fa sui social, a vedere. Eh, come si muove, come si veste, con chi sta, con chi non sta inizi a disinvestirti cioè a tirare in barca i remi del tuo investimento affettivo e a iniziare a farti di più la vita tua e infatti altra fase è il lasciare andare let go, let go la vita è un fiume che scorre è inutile che noi cerchiamo di ingabbiarlo se il fiume scorre in una direzione, tu non puoi nuotare sempre contro corrente. Se quella relazione non era destinata ad andare avanti, eh, c'è poco da fare. Se quelle due persone non si riuscivano a intersecare in qualche modo, a un certo punto devi lasciare andare, ok? Avviene questo lasciare andare. È proprio come se tu fossi su una barca che si lascia portare dalla corrente e inizi a sperimentare quella bellissima sensazione di. Uh, Fluidità, let go, lascia andare e infine prendere una nuova strada. Tu è la tua strada. My way: ognuno di noi ha la sua strada, ognuno di noi è destinato a grandi cose. Se riesce a fare contatto con il suo vero centro, ognuno di noi ha delle grandi qualità, dei grandi tesori. E quindi quando questo accade, la separazione, in fin dei conti, fa rima con benedizione alla fine di tutto il processo. Perché? Perché ti rendi conto che tutto è andato esattamente come doveva andare. Ti sei preso ciò che ti dovevi prendere, hai preso quello che ti ha fatto crescere, che ti ha fatto migliorare, che ti ha fatto diventare una persona ancora più bella, più stupenda. Puoi finalmente dire grazie a quella relazione. Sei libero, sei libera quando riesci a dire grazie a quella relazione. Prima di allora no, è una finta libertà. Quando riesci a dire grazie, come si dice qui a Orvieto, hai spoggettato, cioè sei passato dall'altra parte della collina. Hai spoggettato, quindi... Se tu riesci a introdurre questa energia di gratitudine, hai fatto. Vediamo un po' cosa scrivete. Vedo tanti commenti. Uh, quanti sono! Ragazzi! Non ve la prendete se non rispondo a tutti! Eh? L'altra volta qualcuno se l'è presa, non ve la dovete prendere, perché io sono contento di rispondere ai vostri commenti ma non ce la faccio materialmente quando siete in tanti e quindi però vi leggo tutti e se non rispondo do adesso dopo comunque me li leggo e possiamo parlarne anche nelle chat e in Psylife allora Tutu tutu tu, tu. Marilena, ok. Sono 4 anni, ma non ho recuperato nulla. Sto sempre male. Ok, si, sì, bisogna che superiamo, è vero. Daniele, buonasera. dottore io sono stato molto male. Soffro ancora di depressione per la mia prima storia. Eh, mi dispiace molto. Mi dispiace molto. Eh, quando una cosa importante, ragazzi, quando uno non riesce a elaborare da solo. Adesso, vedremo, vi do tre indicazioni per facilitare. Però la cosa importante da dire è che c'è la psicologia, c'è la psicoterapia. Anche io, quando mi sono separato, sono stato in psicoterapia e continuo ad andare in psicoterapia, non me ne vergogno, anzi sono fiero di questo, perché è uno strumento che ci serve per facilitare l'elaborazione. Ed è, è da stupidi non farlo, perché è come se io volessi andare da qui a Milano. Sì, posso anche andare a piedi. Ma se c'è un treno ad alta velocità, perché dovrei andare a piedi? Non sembra necessario andare a piedi. Quindi gli strumenti ce li abbiamo, sfruttiamoli. Se no a piedi ci metti tre mesi per arrivare a Milano. Allora. Velia, io ho visto il positivo creando una nuova me. Grande. Ho dovuto smettere di farmi le domande senza risposta. Se uno ti dice non ti amo più una motivazione, una spiegazione è questo al quale ti devi pur dare un senso, verissimo. La fase depressiva è stata soppiantata dalla sfida, brava, ottimo, adesso ci arriviamo. Questo è molto vero perché se noi rimaniamo alla fase depressiva non ne usciamo più, invece a un certo punto, come dicevamo, bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, cominciare a dire, ma sai che c'è, ma sai che ti dico, che io adesso mi riprendo in mano la mia vita. Denise scrive: Io sono quella che sta lasciando, ma forse sto peggio io che lui. È vero? Perché chi lascia si prende la responsabilità. Anch'io diverse volte mi sono preso la responsabilità di farlo. E non è facile: non è facile perché hai dubbi, perché sai che fai star male l'altro, stai male anche tu. Perché non è. c'eri tu in quella relazione, non è che c'era qualcun altro. Quindi ti capisco. Eh, io ho 16 anni con all'epoca due bambini, terribile. Sì, perché poi queste separazioni possono lasciare degli strascichi molto forti e magari impedirci di innamorarci ulteriormente. Se non è stato elaborato bene questo lutto, noi rischiamo di rimanere bloccati e di avere difficoltà a innamorarci di nuovo, che sarebbe una perdita enorme nella nostra vita, rinunciare all'amore perché una relazione è andata male. Siete d'accordo, eh? Dobbiamo rinunciare a vivere. Francesca, io non riesco a separarmi, però lo dovrei fare da anni. Eh, sono 26 anni che litighiamo di brutto. 26 anni di litigi? Complimenti. E eh, ho due figli di 14 e 18. Io gli dico che lo lascio, che non voglio più, che torni a casa poi alla fine non faccio niente nemmeno lui. Eh. Mm. Francesca, Francesca. A volte in questi casi parliamo, non so se questo è il caso, di dipendenza affettiva, cioè non posso stare con te, non posso stare senza di te, è vero? Ah! E queste situazioni diventano logoranti, logoranti anche per i figli. Logoranti per chi le vive in prima persona e anche per i figli. Speriamo di uscirne, speriamo di uscirne. Come far passare sopra quando lui a 60 anni mi disse che è innamorato di una minorenne? Eh, certo. Francesca, quando la separazione avviene nella fase di innamoramento possiamo parlare di separazione? Si possono considerare le stesse fasi? Mi sta capitando dopo tre mesi di frequentazione in cui lui è sempre stato super presente, sì, si può parlare anche in questa situazione qua, eh, certo, 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 si può parlare anche in questa situazione qua, andrebbe approfondito però in sede, diciamo, terapeutica. Ok, è bello che poi iniziate a interagire tra di voi sempre in maniera molto rispettosa, e questa cosa mi piace. Grandi, grandi. Allora, Sara dice per me la fine della relazione è stata davvero una rinascita. Adesso, a distanza di alcuni anni, ho capito che la scelta di finire la storia era la cosa migliore che potessi fare. Brava, e questo è capitato anche a me, nonostante la difficoltà iniziale, poi ho capito che. Era la cosa migliore e quindi sono quelle scelte nella vita che uno, riguardando indietro, dice: Ho fatto proprio bene. Che c'entra? Non è che lo dici con rabbia o con odio, lo dici semplicemente con consapevolezza che non era la situazione adatta a te. Ok, ho sofferto moltissimo, però sono cresciuta. E infatti, è questo un po' il punto: cioè che queste separazioni ci fanno soffrire, ma ci fanno anche crescere. E Velia dice Francesca. Che poi forse questa quarantena ha tirato fuori quello che provava, e infatti, e infatti, spesso nelle difficoltà vengono fuori le persone. Se i genitori litigano in continuazione, lei decide di lasciare lui, però dice che non lo lascia perché ha tre figli, è solo una scusa usare i figli? Uh, non lo so se è solo una scusa, però diciamo in parte potrebbe, nel senso che alla fine, sai, i figli stanno bene se stanno bene i genitori. Per un figlio vedere due genitori che litigano di continuo, non so per voi com'è stata l'infanzia, ma... Tutti i uh, bambini che vedono i genitori litigare di continuo eh, si sì, portano delle ferite probabilmente più gravi rispetto a quelle che se due genitori in maniera civile, ser serena, tra virgolette, è chiaro che c'è sempre un periodo in cui ci si, ci si prende a, a male parole, <ride> però... Se quel periodo è breve e poi ci si separa in maniera serena, per i bambini è tranquilla la situazione. Cioè, a che c'entrano, non è che non ci soffrono, però devi mettere sul piatto della bilancia quanto soffrirebbero se invece questi due continuassero a stare insieme. Oppure, per esempio, sento situazioni di separati in casa. Sono sempre più rare, ma ce ne sono tante. Perché con il discorso anche delle difficoltà economiche, soprattutto le donne dicono: Eh, ma io come faccio? Dove vado? E quindi separati in casa. Io penso che non c'è peggiore tortura della separazione in casa perché come fai a vivere con una persona, con una donna, con un uomo che non ami più, cioè è una, è un, una contraddizione in termini per quello che mi riguarda. Quindi, diciamo è un po', è, è un po' triste. Marilena dice: Sto andando in psicoterapia ma non sto meglio. Eh, bisogna vedere da quanto tempo, da chi stai andando, eh, bisogna capire un attimo perché solitamente invece in psicoterapia si sta meglio. Se vai da un po' in psicoterapia e non stai meglio, eh, forse qualcosa non va in quella psicoterapia. Ok, Patrizia mm, Daniela. Mm. Ok, ciao Lucia, allora, separarsi all'inizio può sembrare una scelta drastica, ma molte volte facendo quel passo si capisce che si va a stare meglio. Lo so, non è facile, ma non si può stare in una relazione tossica per anni e distruggerci. È vero, Patrizia, sono d'accordo con te. Uh, Francesca, penso di non riuscire a lasciare mio marito perché ho problemi di salute e ho paura di non farcela. E hai tutta la mia comprensione. E il fatto che uno non si deve vergognare ad ammettere le proprie paure, i propri limiti e allo stesso tempo non ci dobbiamo far schiacciare da queste paure, da questi limiti, dobbiamo andare avanti. Ok, allora tre piccoli consigli. Primo, circoscrivi il dolore. Che vuol dire? Vuol dire che anziché piangere tutto il giorno ti dai degli orari. Sembra strano ma funziona. Tipo dici, dedico un'ora al giorno a piangere e a stare male per questa storia che è finita. Ti chiudi in una stanza, metti la sveglia e ti fai un'ora di pianto, di scrittura, usa la scrittura, che è il secondo punto. Scrivi, 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 perché scrivere facilita l'elaborazione di quello che è avvenuto. Quando dico scrivi non sul cellulare e neppure sul computer, ma carta e penna. Perché dico così? Perché tante ricerche, tra cui quelle di Penne Baker, dicono che la scrittura facilita l'elaborazione dei traumi. L'ho sperimentato sulla mia pelle e lo faccio fare anche ai miei pazienti. Quindi scrivere sulle esperienze traumatiche è ragazzi, un tocca sana. Provare per credere. Terzo punto Ripartire da se stessi. Che vuol dire? Vuol dire che dopo che ti sei attraversata tutta la tua fase in down discendente, che abbiamo detto, a un certo punto ti scatta, ti deve scattare quella che a Napoli chiamano la cazzimma, <ride> e cioè la determinazione, ok? Che dice: Oh, io valgo. Ok? E riparti da te stesso. Significa allora che cosa mi piace fare? Mi piace andare ad arrampicare, vai. Che cosa mi piace fare? Mi piace suonare, suona. Mi piace fare l'uncinetto, ok? Cerca amiche con cui fare l'uncinetto insieme. Mi piace andare a ballare. Con mio marito non si poteva mai andare a ballare. Ecco, vai, ok? Quindi ripartire da se stessi e cominciare a riaprirsi gradualmente alla vita perché se no, noi assumiamo l'identità della vittima, a volte parlo con persone che dice tu chi sei? Eh, io sono un padre separato. No, è, cioè è diventata la tua identità. No, quella è una parentesi della tua vita, ma non può diventare la tua identità, la separazione. Oppure parlo con una donna e mi dice: Ah, io. Sono stata mollata da mio marito, se n'è andato con un'altra, con la segretaria. Ah, mi dispiace tanto. Ma quando è successo? Eh, 25 anni fa. Ma porca miseria, è successo 25 anni fa. Nel senso, non ti sei ripresa ancora. Nel senso, non è per fartene una colpa, però è una roba di cui non puoi non occupartene. Capito? Non puoi adagiarti nel fatto che lui ti ha mollato e quindi adesso questa cosa giustifica il tuo vittimismo forever. No, 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 good. Siete d'accordo? Oh, benissimo. Questo è un po' tutto il discorso relativo alla separazione. Ditemi se ci sono considerazioni rispetto a questo. Cosa ne pensate? Bene, allora, passiamo alla seconda parte di questa nostra live, perché stasera è un grande momento e io sono veramente felice ed emozionato di presentarvi il frutto di tanto lavoro di questi mesi, e cioè un nuovo, fighissimo progetto che si chiama Love Love che nasce dalla nostra necessità di imparare ad amare. Avete visto che in questi giorni abbiamo fatto un sacco di dirette, ho parlato a lungo, mi avete fatto le vostre domande, tantissimi di voi hanno risposto al nuovo questionario, abbiamo potuto reperire le vostre esigenze e creare un nuovo progetto. Ma eh, voglio... Presentarvelo mandandovi un video che ho registrato oggi in cui lo spiego un po' più nel dettaglio e al termine di questo video ne parliamo insieme e rispondo alle vostre domande su questo discorso della nuova community che si chiama Love Lab, il laboratorio per imparare ad amare. Dove sarà? Vediamo qua, track. Cari amici, sono veramente felice di annunciare la nascita della nuova community, del nuovo progetto Love Lab per imparare ad amare. Sono orgoglioso di poter contribuire in questo modo insieme a voi al miglioramento e alla trasformazione della nostra vita. Se anche tu ti sei trovato tante volte in situazioni in cui stavi per gettare la spugna da un punto di vista sentimentale, e hai pensato di non riuscire ad amare, di non riuscire a creare una vera e propria relazione di coppia serena, stabile, duratura, nutriente nel tempo? Se nel posto giusto perché? Perché qui vogliamo imparare ad amare, ma non a chiacchiere, vogliamo imparare ad amare veramente grazie alla psicologia pratica che ci piace e grazie alla crescita personale. Ormai mi conosci da tempo, sono Roberto Ausilio, psicologo, psicoterapeuta. E aiuto da più di vent'anni le persone e le coppie ad abbassare il freno a mano e a trovare la propria soddisfazione perché perché non riusciamo da soli a imparare ad amare non è che nasciamo con il gene dell'amore dobbiamo imparare e spesso questo apprendimento va avanti per prove ed errori ma come ho fatto già tanti errori anch'io personalmente e come professionista in questa nuova community, in questo nuovo progetto, voglio condividere con voi tutto quello che so rispetto all'amore e costruire insieme a voi delle nuove modalità che ci aiutano ad amare meglio, di più e in maniera più matura. Quindi, Love Lab è un prodotto veramente molto interessante, un progetto innov innovativo che vorrei adesso illustrarti un po' mostrandoti. Ecco qui il mio schermo. E in particolare, in particolare la pagina che vorrei che tu osservassi con attenzione, in cui ti presento quello che è il nuovo progetto. Qui, come vedi, ci chiediamo quanto sappiamo veramente amare e partiamo subito con un video all'interno del quale ti spiego tre modi per coltivare l'amore e perché è così importante saper amare. L'offerta lancio vale solo per i primi 100 iscritti fino al 31 maggio. Perché? Perché vogliamo fare di questa community un luogo protetto in cui tutti noi ci possiamo sentire liberi di esprimerci, anche di conoscere altre persone, di eh, sostenerci vicendevolmente in questa impresa bellissima di imparare ad amare, ad amare e ad amare noi stessi. Quindi, se anche tu credi che l'amore non sia un qualcosa di innato, ma che si possa imparare, sei nel posto giusto, perché all'interno di Love Lab hai una community di persone che ti sostiene, quindi altre persone che ti sostengono, e così è più facile, perché se, abbiamo, se siamo da soli non riusciamo, se invece siamo sostenuti, stimolati, diventa tutto più semplice. La cosa interessante dell'OVLAB è che la community online e i video ti permettono di accedere quando vuoi, come vuoi, tutte le volte che vuoi, continuando a svolgere la tua vita. Quindi, a differenza di un corso dal vivo, qui tu puoi collegarti con il tuo smartphone quando vuoi ed è conveniente perché... Veramente il costo è ridotto di abbonamento, c'è eh, un abbonamento mensile da pagare per accedere alla community, ma è veramente un investimento ottimo per la tua salute psicofisica e per la tua serenità sentimentale. Come funziona il Love Lab? Abbiamo una community online e un gruppo Facebook esclusivo, cioè quando tu ti iscrivi entri in questo gruppo Facebook all'interno del quale avviene l'interazione con me, con la dottoressa Federica Fierro, psicologa e psicoterapeuta che mi segue in questa eh, vicenda, che mi dà una mano in questa community e che sarà un punto di riferimento importante, e poi con gli altri membri del gruppo ed è l'occasione anche per. Sostenerci a vicenda e per fare anche perché no, anche per conoscerci meglio tra di noi. Hai inoltre accesso ad un archivio delle live e delle video lezioni inedite che ogni settimana carichiamo in questo spazio esclusivo in cui tu accedi con una password: all'archivio delle live, dei webinar e dei contenuti esclusivi che andremo a. Ogni volta a aggiornare, quindi riceverai una mail in cui ti si dice guarda che c'è un nuovo contenuto per te e puoi collegarti quando vuoi per vederlo e per ascoltarlo anche in formato MP3 in podcast. Inoltre c'è un gruppo Telegram esclusivo che è la nostra chat, è un po' come Whatsapp, molto più evoluto e ci dà la possibilità di restare in contatto quasi quotidianamente. Abbiamo anche intenzione di creare degli eventi dal vivo riservati solo ai membri della community. Bello, vero? Allora, se ti sei stufato di vivere male la vita sentimentale, di vivere col freno a mano in amore, di attrarre solo persone sbagliate, narcisisti, manipolatori, e se vuoi imparare a mantenere l'amore nel tempo, sei nel posto giusto. Perché all'interno di, Love Lab, andremo ad approfondire sei macro tematiche. La seduzione, l'innamoramento, le prime fasi dell'amore, la comunicazione e la manutenzione della coppia, cioè come fare a mantenere vivo l'amore nel tempo. Perché ragazzi questo è un punto fondamentale. Innamorarsi è facile, ma mantenere l'amore nel tempo richiede impegno. Poi narcisismo, dipendenza affettiva, gelosia e tradimento crisi di coppia e separazione e sessualità e intimità. In ognuna di queste categorie troverai tanti nuovi contenuti. Quindi, per iscriverti a Love Lab non devi far altro, qui trovi anche le testimonianze di chi già sta apprezzando PsyLife e di chi sta apprezzando tutto il lavoro che stiamo facendo. Hai qui le domande frequenti se hai qualsiasi dubbio inoltre puoi qui trovi il numero di telefono eccolo qua e l'email a cui scrivere non ti far problemi chiedici pure e clicca su prendi l'offerta lancio e approfitti perché ti si apre questa schermata in cui hai veramente la possibilità di accedere con due spiccioli perché? perché vogliamo che il Love Lab sia un premio per chi già ci segue e chi già ha veramente voglia di imparare qualcosa di concreto e di definitivo per migliorare la propria vita qui inserisci la tua email e la carta di credito oppure eh, il tuo conto Paypal paghi solo 3 euro, 2,99 euro all'inizio e poi ogni mese un abbonamento di 9,99 euro finché vuoi ti puoi disiscrivere in qualsiasi istante eh, tranquillamente senza nessun tipo di problema. Questa è un'offerta che vale, ripeto, solo per prime 100 persone e solo all'interno del mese di maggio. Di, di maggio sì. Poi successivamente i prezzi saliranno e costerà eh, 30 euro al mese. Quindi, Cari amici, io sono veramente felice di darvi questa notizia. Sono contento che eh, iniziamo questo nuovo percorso insieme è un bellissimo spazio, è un bellissimo progetto, ci dà la possibilità di fare la differenza nella nostra vita, cioè di imparare ad amare, diventando persone migliori, senza starcela lì a menare, ma utilizzando ciò che la psicologia ci mette a disposizione per crescere, migliorare noi stessi, fare la differenza nelle nostre vite e vivere la nostra vita alla grande, che è il nostro obiettivo. Ciao a tutti e a presto, ci si vede in Love Love! Uuuuu! Uh, sembrava convincente questo tipo, è vero? Allora... Cari amici, no, questo che sono tanto felice. scusate esatto, di... mi sono incasinato, eccolo qua. Oh, dicevo, sembrava <ride> convincente. Allora, ditemi un po', come vi sembra questo progetto? A me sembra proprio una figata, però io non faccio testo, perché dici chiedi all'oste se il vino è buono. La cosa importante è che piace a voi, perché se piace a voi e ritenete che investire un minimo di tempo, un minimo di denaro per imparare quello che veramente conta nella nostra vita, e cioè saper amare, perché alla fine dei giochi, come dico spesso, quando noi saremo lì alla fine, che cosa rimarrà di tutto questo grande ambaradan? Quello che siamo riusciti a creare in termini di amore. Quindi, siccome nessuno ci insegna ad amare e tutti stiamo lì a soffrire per amore, ho detto ma... Mettiamo insieme le, le energie, vediamo cosa ha da dire la psicologia pratica per noi. Come possiamo veramente svoltare, come possiamo migliorarci? E allora vai! Quindi è una figata questo progetto, secondo me, perché ci dà la possibilità proprio di creare uno spazio, dei contenuti ad accesso esclusivo, sempre nuovi, rinnovati, perché ogni settimana ci sarà almeno un video inedito che non si troverà da nessun'altra parte, più. Due live al mese in cui andiamo ad approfondire queste live qui che facciamo adesso. Non le faremo più in Psylife, le faremo solo in Love Lab. Quindi, se volete continuare ad approfondire questo argomento, ci si sposta lì in Love Lab e lì veramente possiamo fare la differenza. Perché? Perché in questo modo creiamo uno spazio protetto, la possibilità di conoscerci meglio, di sostenerci poi veramente cioè, le idee che abbiamo sono tante si parla di eventi dal vivo, che faremo si parla di tutta una serie di cose che non vi anticipo però già tu, 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 eh, ormai mi conoscete insomma eh, fermi non ci sappiamo stare noi di Psylife voglio ringraziare la dottoressa Federica Fierro che sarà con me al mio fianco da un punto di vista tecnico-scientifico è bravissima, già la conoscete perché ha fatto tante, tante cose con noi è la mia collaboratrice più vicina poi c'è Maria De Rito, Antonio Sessa, i ragazzi del team PsyLife che mi danno una mano da un punto di vista tecnico-operativo perché c'è un lavorone enorme dietro e soprattutto ci siete voi quindi se vi piace questo progetto Uh, andate su psylife.it slash lovelab il link che vi ho messo qui, qui o qui, non lo so <ride> uh, in questa live e lì trovate tutte le informazioni e poi insomma siamo a disposizione per qualsiasi vostra richiesta allora, Chuk dice 1% della sua energia, siete un vulcano uh, è vero, è vero, ma lo sai, lo sai perché? sono un vulcano perché quando faccio qualcosa che è veramente in cui credo cioè noi qui stiamo facendo una cosa veramente sostanziale che modifica la nostra vita in senso positivo pensate che cosa vuol dire riuscire a comunicare meglio in coppia mantenere una relazione saper creare una relazione di coppia sana soddisfacente riconoscere al volo i narcisisti eh, saper trattare in determinate situazioni, elaborare velocemente le separazioni, ragazzi questa roba qua, cioè, altro che 10 euro al mese, questa roba qui cioè, non ha prezzo, non ha cioè, questo è quello che veramente conta nella nostra vita, senza questa roba qua nient'altro ha senso, a mio modesto avviso, Poi, Sarete voi a decidere, a capire. Sentitevi assolutamente liberi di eh, accompagnarci in questa nuova avventura. Le prime persone che si iscrivono sono importanti. Perché? Perché è un qualcosa che stiamo costruendo insieme. Quindi vorrei che veramente. Uh, entrassero solo le persone che ci credono che sono motivate che hanno voglia di rimboccarsi le maniche che hanno voglia di uh, anche di donare qualcosa agli altri perché siamo una community e ci dobbiamo sostenere a vicenda ci possiamo sostenere a vicenda in questa bella impresa va bene ragazzi allora io vi auguro un buon proseguimento di serata come sempre buona vita e ci si vede nei prossimi giorni qui in PsyLife ciao